la nostra conferenza stampa con la sindaca per un'introduzione. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi vogliamo comunicarvi un'iniziativa molto importante che stiamo portando avanti insieme ad Acea, insieme ovviamente al Parco Archeologico del Colosseo, alla Soprintendenza Speciale e all'Assessorato alla Crescita Culturale. Noi, come sapete, abbiamo a cuore la nostra città, in realtà non solo nella parte centrale che tutti ben conosciamo o nella parte più nota. A noi il mandato è stato dato per rendere questa città speciale ovunque e soprattutto per ricordarci di tanti piccoli pezzetti che sono stati dimenticati. Allora, che cosa stiamo facendo con Acea? Un lavoro molto importante per andare a illuminare nuovamente siti storici e archeologici che da tempo oppure non sono mai stati illuminati. E quindi è grazie a loro che oggi possiamo finalmente annunciare di aver ripristinato e installato le illuminazioni nei siti della piramide Cesti a Porta San Paolo e alla Basilica di San Marco Evangelista in Piazza Venezia. Non solo, io ricordo che dal 31 di dicembre sarà nuovamente, dopo 13 anni, illuminato il Palatino e tutti i siti archeologici che si trovano lì e che sono di fatto prospicienti al Circo Massimo. Quindi il lavoro che stiamo tentando di rifare con Acea è proprio quello di riportare alla bellezza tutti questi siti che per mille ragioni di fatto durante la notte vengono assorbiti dall'oscurità, e invece noi riteniamo che sia fondamentale riportare la luce e portarli di nuovo a vivere all'interno della città di Roma e far sì che sostanzialmente Roma possa essere restituita in tutta la sua bellezza ai cittadini di giorno e di notte. E in questo devo dire che Acea si sta prodigando moltissimo, tanto che io lascerei il cuore oltre l'ostacolo, l'ho detto tante volte al Presidente, il Presidente lo sa, quindi non dirò nulla di nuovo a lui, ma qualcosa di nuovo a voi sì. Uno dei nostri prossimi obiettivi, poi i tempi saranno chiaramente tutti da definire, sarà quello di ricominciare a illuminare in maniera più che maestosa e imponente, come si conviene, le mura aureliane. Quindi piano piano immagino che inizieremo a lavorare anche su questo. Abbiamo un grandissimo lavoro da fare, siamo tutti qui pronti e in maniera infaticabile, pezzetto dopo pezzetto, questa città sarà nuovamente illuminata tutta. Ringrazio e saluto, mi unisco ovviamente ai saluti di prima, Alessandro D'Alessio, funzionario archeologo del Parco Archeologico del Colosseo, Marina Pirano Monte della Soprintendenza Speciale di Roma e il vice sindaco Luca Bergamo. Saluto, anche se non è presente, la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, che riceverò in Campidoglio non appena sarà insediata. Quindi per adesso io non posso che ringraziare tutti coloro che stanno lavorando a questa iniziativa per noi molto importante e passo la parola a Presidente Lanzalotto. Presidente Lanzalotto.